Procediamo il nostro lavoro con l'assemblaggio della tappezzeria sullo schienale anteriore. Il cuscino l'abbiamo momentaneamente messo da parte in attesa che poi andrà completato del tutto e procediamo con lo schienale. E come vedete, lo schienale naturalmente è tutto con le sue molle e sulle molle. Così come abbiamo fatto sulla seduta, ho installato questo feltro naturale che serve per protezione sempre che serve a protezione dell'imbottitura affinché la spugna non sprofondi nelle molle. Nel caso della spalliera ho provveduto a fissarlo con i ganci di tappezzeria perché c'ha un tondino che si presta benissimo per questo tipo di installazione, mentre sul cuscino, come vi ricordavate, l'abbiamo incollato in quanto lì c'è una piattina metallica più larga. Allora, dopo questa prima operazione andiamo con procediamo con l'incollaggio della spugna sulla moquette, sul feltro, così come abbiamo fatto precedentemente con il cuscino, allo stesso modo si fa con lo schienale. Si spennella sempre la colla sia sulla spugna. Sull'aiuto lasciamo evaporare la colla per poco tempo. Sovrapponiamo centrandolo, facendo in modo di farlo andare a destra e a sinistra in maniera equidistante. Il fatto di incollarlo presto e di non lasciarlo troppo tempo evaporare serve proprio perché se si deve fare un piccolo spostamento, la colla, non essendo ancora del tutto evaporata, ci dà la possibilità di spostarlo leggermente più a destra, più a sinistra, più sopra o più sotto. E questa è la prima fase fin qua raggiunta. Con la gomma fissata, a prima vista ci accorgiamo subito che nella parte inferiore la spugna riprodotta si presenta in maniera un po' più lunga di quello che è il telaio del sedile. Io lì ho già praticato un segno e da qui andiamo ad eliminare questa parte, come abbiamo fatto prima al cuscino che abbiamo tolto le parti in eccesso, anche qua faremo la stessa cosa. Con un cutter ben affilato si procede al taglio. Ovviamente prestate molta attenzione alle vostre mani perché servono poi per il proseguo del montaggio. E qui abbiamo eliminato questa parte in eccesso. Ora, la cosa che si deve fare appena si è arrivati a questo punto è provare lo schienale con la seduta per capire se ne abbiamo tagliato troppo poco o magari un po' di più. Procediamo con il posizionamento dello schienale sul cuscino, sulla seduta. Uno. E due. Procediamo
Proviamo il funzionamento. Diciamo che va a appoggiare sulla seduta, tenendo conto che poi la stoffa tirerà un po' direi che abbiamo centrato l'obiettivo, abbiamo tagliato la misura giusta. Nel caso in cui ci si accorge che bisogna fare qualche ritocco a tagliare, perché magari si rifila di quel poco che uno necessita. E procediamo con la fase successiva. Arrivato a questo punto, dobbiamo infilare la fodera sul telaio dello schienale, non prima di aver sistemato in questa piccola, come dire, una specie di tasca, dobbiamo mettere un cartone della stessa sagoma che io mi sono riprodotto già precedentemente. Lo infiliamo qui dentro perché deve irrigidire questa parte quando il sedile è praticamente finito e non si può infilare dopo, quindi si deve fare questo lavoro, si deve fare prima. Come ormai abitudine, sempre riscaldare abbondantemente il materiale. E adesso procediamo con allora, inviliamo questo cartoncino in questa specie di tasca con il bordo, cioè nella parte inferiore del bordo, così da delineare bene la sagoma. Questo deve essere il risultato del cartoncino. Su questa spugna, imbottitura, mettiamo questa telettina al silicone perché questa favorisce l'impilaggio della fodera sull'imbottitura. Prima di fare l'impilaggio abbiamo necessità di riscaldare a più non posso le parti di vipla. Adesso procediamo nell'imbiancio. Questa, a dire tutta la verità, è un'operazione che se si fa con l'aiuto di una persona che regge il sedile affinché sia fermo, è anche meglio. Io adesso cercherò di farlo da solo. Procediamo con il riscaldamento sempre della vipla. Questo movimento che io sto facendo in questo modo fa sì che il bordo deve, la parte interna del bordo deve andarsi a appoggiare sul lato dell'imbottitura in maniera tutta uniforme. Non so se riuscite a vederlo, se lo lasciassi così senza fare quel movimento, qui magari è posizionato in un verso, qua si vede posizionato in un altro, magari forse fate difficoltà a vederlo, però dal vivo si vede perfettamente. Allora, con questo movimento di rotazione si fa sì che
il bordo venga posizionato tutto nella stessa direzione. Insomma, piccoli trucchi e sapere del mestiere. Allora, la prima fase così direi che può andare. Continuiamo con la fase successiva. Procediamo con la fase successiva. Dobbiamo fissare la parte anteriore dello schienale sul telaio. Questa è la prima fase, ma da questo momento noi poi dobbiamo immediatamente provare di nuovo lo schienale sulla seduta affinché questi due bordini si trovano con quelli della seduta. Terminato la fase del fissaggio della parte anteriore dello schienale sul telaio, si fa una verifica per capire se ci sono delle differenze tra schienale e seduta, si centrano il più possibile, quanto è più possibile i bordi, quello della seduta con quello del cuscino, facendoli trovare per quanto più è possibile. Dopodiché procediamo con il fissaggio della parte posteriore che ancora è rimasta in questo stato perché adesso dobbiamo procedere alla fase del dietro che vi mostrerò subito dopo aver staccato la spalliera dalla seduta. Continuiamo con la parte posteriore dello schienale. Come potete vedere qui si vedono i ferri del telaio che verranno camuffati da questo cartone che precedentemente me lo sono tagliato con la sagoma precisa del dietro. Questo si andrà ad infilare così come sto facendo. Fino ad arrivare nella parte superiore. Andrà a combaciare per tutto il perimetro. E così già spariscono tutte le imperfezioni che ci sono. Le imperfezioni non sono le imperfezioni, ma sono è il telaio vero e proprio. E procediamo sempre con il riscaldamento della vipla, dopodiché dovremmo fissare la parte posteriore della tappezzeria con quella anteriore. Per quanto riguarda il fissaggio di questa parte posteriore, vi dovrete fornire dei spilloni o spille da balia perché
servono per non il fissaggio definitivo, ma per il momentaneo fissaggio, in attesa che poi questo venga cucito. Tipo così come ho appena fatto. Naturalmente questo si continua sempre a riscaldare quando non arriverà alla sua posizione naturale. Questo dovrà continuare a essere lavorato in questo modo affinché spariscono tutte le imperfezioni, così come sto facendo. Io vi potrei far stare qui con me ancora per mezz'ora, un'ora, ma il lavoro da fare è questo, fino ad arrivare a questo punto, fissato con sempre quegli spilloni come sto facendo io in questo momento, e poi questo andrà cucito tutto con un ago curvo che mostreremo non appena avrò portato questo allo stesso livello, comincerò con le cuciture di chiusura. Siamo arrivati alla conclusione del montaggio della tappezzeria dello schienale della Giulietta. L'ultima fase della lavorazione è quella di unire il dietro con il davanti e lo si fa tramite una cucitura. Vi dovete procurare un ago curvo, così come questo che potete vedere. Naturalmente, come sempre, si va a scaldare la vipla perché è sempre il solito prodotto rigido e duro, quindi il riscaldamento lo rende più morbido e facile da perforare con l'ago. Il tipo di cucitura è una cucitura molto semplice. Bisogna entrare da un punto, uscire. E far entrare l'ago nello stesso punto da dove è uscito prima il filo e prendere la vipla corrispondente. Questo è l'esempio di come va cucito.
come va a cucire, e naturalmente sì, questa è un'operazione lunga 10-15 minuti, ma questo è solo, ripeto, l'esempio per farvi vedere, e tra un attimo ve lo mostrerò completamente finito, senza annoiarvi e farvi stare qua a vedere sempre la stessa operazione che devo ripetere fino ad arrivare alla fine. Ci eravamo lasciati nella fase in cui stavo cucendo la parte posteriore con la parte anteriore dello schienale, e questo è il risultato finale. Come avete visto prima, si parte da un inizio col lago e si arriva fino alla fine, fino a concludere quest'operazione. In questo caso lo schienale è terminato, pronto poi per essere assemblato sulla seduta. Ora vi voglio mostrare, perché è un'altra operazione da fare sulle due sedute, che si tratta della stessa operazione di cucitura che abbiamo fatto sullo schienale, che va fatta sui due angoli, uno su questo e uno sul lato opposto. Vi mostro il lavoro completo, poi come verrà. In realtà questa cucitura, che è fatta con la stessa tecnica naturalmente dello schienale, con il solito ago e il filo, si chiudono queste due piccole ferite, sia da un lato che dall'altro. E in questo caso anche il cuscino può considerarsi completamente terminato. Siamo al secondo giorno di lavoro e Giuseppe ha ultimato la lavorazione di questi due sedili. Con tanta pazienza, dedizione e soprattutto manualità ed esperienza ha concluso l'assemblaggio della tappezzeria e dell'imbottitura sul telaio di questa Giulietta Sprint. E questo è il risultato finale. Come si vede, i due sedili sono perfettamente assemblati, tutto è centrato perfettamente. Questo è tutto frutto dell'esperienza e di tanto lavoro e dedizione. Giuseppe, vuoi aggiungere qualcosa? Solo un'ultima cosa: questi sono finiti, manca solo ed esclusivamente il fissaggio di questa banderuola qua, perché va posizionata questa banderuola dopo che è stato abitato il bullone originale, che è un bullone particolare, dove fa sia da presa tra schienale e seduta, e poi ha un forellino con una sua filettatura dove ci va la sua vite, e naturalmente va fissato dopo. Il bullone l'avrà il cliente e lo dovrà poi montare quando gli arriveranno i sedili. Va bene, allora per informazioni e preventivi anche per questa vettura che è la Giulietta Sprint, per la quale noi forniamo, come ho detto all'inizio del video, le imbottiture e la tappezzeria dei sedili, nonché pannelli e altri articoli. Per il restauro completo è un preventivo per, diciamo, proprio per i prodotti che vi serviranno durante il restauro. Potete contattarci scrivendo un'email a info@elvezio.com o potete visitare il nostro sito che è www.elvezio.com. Vi salutiamo e buon restauro!